Fino alla metà del secolo scorso, Madonna di Campiglio non era molto diversa da quell'accogliente quanto sperduto rifugio fondato dal monaco Raimondo nel 1100 per i rari viandanti che attraversavano con il loro bestiame il valico alpino. Fu Giambattista Righi che, acquistata nel 1862 la Valle di Campiglio, ne sfruttò per primo le grandi risorse naturali, facendone un luogo di villeggiatura estiva. Poi furono gli austriaci a dare un nuovo impulso turistico alla zona, che divenne presto meta preferita della nobiltà asburgica. Infine, dopo la Prima Guerra Mondiale, ritornato il Trentino all'Italia, la fama di Madonna di Campiglio iniziò a crescere sempre di più, fino al vero e proprio boom di questi ultimi 15 anni. Vista d'inverno, sembra incredibile che Madonna di Campiglio abbia iniziato il suo primo sviluppo turistico come stazione di soggiorno estivo. Quando tutt'attorno la spessa coltre di neve modella e addolcisce i ripidi pendii delle montagne che la sovrastano, si ha la netta impressione che Madonna di Campiglio sia nata per restare immutabilmente così, tanto è bella e naturale. Così, come sembrano incredibili il suo cielo azzurro, il suo caldo sole, le sue forme cristalline delle cime rocciose. Alberghi confortevolissimi, impianti sportivi, strutture di ogni tipo. L'uomo ha fatto molto per il successo di Madonna di Campiglio. La natura, però, ha fatto certamente molto di più.
con i suoi 32 impianti di risalita che convergono tutti in pieno centro, Madonna di Campiglio viene considerata una delle poche località sci ai piedi. E questo è molto importante anche per una località dove pure la natura sembra aver disposto tutto a misura di sciatore. L'incantevole scenario dolomitico, il clima, le interminabili piste sui dolci pendii del Grosté, le ripide discese dello Spinale, le direttissime della Pradalago, sempre ben innevate anche in caso di avversità climatiche. È il progresso tecnologico, l'opera dell'uomo che ha migliorato tutto questo, adattandolo ancor di più alle esigenze dello sciatore. Da novembre a maggio, Madonna di Campiglio è tutto un susseguirsi di appuntamenti con gare e grandi trofei da sci, organizzati dall'azienda autonoma di soggiorno e dallo Sporting Club. Ma a dicembre, con la tradizionale 3-3, è l'intero mondo dello sci che si ritrova sulle nevi del Canalino Miramonti, lo stadio di slalom più bello d'Italia. È certamente l'appuntamento più prestigioso per Madonna di Campiglio e per i grandi campioni della Coppa del Mondo che sul filo dei centesimi di secondo si giocano una vittoria che ogni anno diventa sempre più ambita. Lo sciatore che viene a Madonna di Campiglio può scegliere tra 100 km di piste, 150 con lo schirama Dolomiti di Brenta, tutte perfettamente preparate e mantenute dai numerosi gatti delle nevi. Qui ogni sciatore trova la sua pista ideale. I migliori maestri di sci organizzano corsi di insegnamento a tutti i livelli tecnici. Nei frequenti rifugi è sempre possibile fermarsi per una breve sosta, uno spintino, un po' di relax sotto il sole. Così vissute intensamente trascorrono le indimenticabili giornate di sport e di vacanza a Madonna di Campiglio. Ma seguiamo una giornata sulle nevi di Madonna di Campiglio. Una salita lenta della funivia dello Spinale che ci porta in quota. Volti tesi, quasi preparati alle grandi discese. Uno scenario splendido che si stacca al nostro sguardo
con i piloni che ci lambiscono e ci passano vicino. Campiglio è laggiù, un agglomerato di case piccole che rivedremo stasera al nostro ritorno. Una neve splendida, immacolata, che ci fa presagire una grande giornata. Ed eccoci all'arrivo. Siamo giunti al capolinea, ci si sta prospettando una giornata diversa. Uno scenario impensato da laggiù. C'è chi ama il movimento e chi preferisce crogiolarsi tranquillamente al sole. Un relax completo. Lontano dallo stress quotidiano. Ma guardiamoci attorno e spaziamo giù verso la vallata. Un manto candido di neve, quasi a perdita d'occhio. Uno scenario incantevole, invitante. Ed ecco laggiù le piste che ci portano dolcemente a valle. Il fascino irresistibile di uno sport che ci mette le ali ai piedi. L'uomo e la natura, contrasti e affinità, ebbrezze, momenti di vita. Un attimo di indecisione e poi giù. Lasciarsi scivolare a valle, una strana sensazione di libertà, di padronanza, di un mondo reale che ha quasi dell'incredibile. E dopo la lunga discesa, lo ski lift ci riporta in quota, pronti per il nuovo slalom. C'è chi scende e c'è chi sale, ma che fatica! La seggiovia, un momento di relax dopo la folle corsa, l'occasione per raccontare magari l'ennesimo capitombolo.
un sorriso e poi via. L'azzurro del cielo, il candido bianco della neve, quale sfondo migliore per poter far risaltare i nostri colori? Quale occasione migliore per una foto ricordo da far vedere agli amici? Panorami meravigliosi, spazi eterei, quasi irreali. E non possono certamente mancare le tradizionali palle di neve. I baby della scuola di sci. Meravigliose sensazioni di quiete, di infinito. La malga, là in fondo, un silenzioso forzato letargo, quasi riecheggia il tintinnio dei campanelli. La natura nel suo splendore. La montagna e la neve, e che neve! Mondo dei piccoli, ma anche dei più grandicelli. La sfilata di moda. E c'è anche chi ne approfitta per la tintarella fuori stagione.
le chiacchiere con gli amici. La giornata volge quasi al termine. Ci si riprepara per scendere. Ci si accalca nuovamente sulla funivia, un po' strettini per la verità. E si cala nuovamente a valle. Una giornata da non dimenticare, una giornata a Madonna di Campiglio, una giornata sulle nevi.